tutti. Allora, oggi video back to school. Tra parentesi, abbiamo aperto un mutuo per comprare la roba di scuola. Chiusa parentesi. Allora, vi chiedo scusa se mi vedete così cadaverica, ma io non sto ancora bene. Ho quasi 38 di febbre. Sono due giorni che sto male, continuo a vomitare, quindi capite che non è il granché la mia faccia. Allora, iniziamo con la prima cosa che avevamo preso già quando eravamo al mare. Questa l'avevamo presa da Eurospin. L'astuccio, quindi il classico astuccio con dentro... Aspettate che si è staccato tutto qua. Si sono staccati tutti. Mi hai fatto spaventare, oh! Allora, con i pennarelli qui, poi le matite. Mamma, si è staccato un po' qualcosa. Dopo li riattacchiamo. E poi qui ovviamente c'è il suo righello, la forbice, il temperino, gomma, matita. Quindi il classico astuccio dove dentro hai tutte le cose. Poi, per Alessio, quaderni a quadretti 4 mm, perché questa è tutta roba sia per Alessio, che quest'anno appunto va in terza media, e per Daniele, che oggi ha iniziato il suo primissimo giorno di scuola della prima elementare. Sì. Quindi questi per Alessio, quadretti da 4 mm, ne avevamo presi due pacchi, solo che Alessio stamattina si è preso i quaderni che gli servivano, perché siamo un po' ritardatari con questo mutuo. Poi, adesso, random, vi faccio vedere tutto il resto. Quindi, un astuccio da 1,99 dai cinesi. Diciamo che la maggior parte delle cose l'ho presa dai cinesi, perché l'Esselunga c'è scritto tanto prezzi corti, ma poi veramente devi aprire un mutuo per prendere la roba di scuola. Poi, sempre per Alessio, perché queste cose qua sono tutte per la materia di arte, 24 pennarelli della Giotto. Poi io credo li terrai qua, no? Perché sennò dobbiamo prendere 50.000 astucci. Cioè, questo. Poi, sempre per Alessio, una forbice, perché noi abbiamo 50.000 forbici in giro, però non se ne trova manco una. Poi, queste possono andare bene sia per Alessio che per... sia per Alessio che per Daniele. Queste qui, le matite. Smettila di rompere le scatole a tuo fratello, perché quella io l'ho presa apposta io per lui. A me la volevo rossa. Te la becchi blu. Poi, quattro pacchi di fogli, questi qua. Scusate che non si vede bene. Di questi qua con i buchi a righe. Poi, un raccoglitore di questi qua con la plastica morbida, questa qua perché lezione è, perché materia è, Alessio? Quello con la copertina morbida, perché materia è? Secondo te? Non mi ricordo. Italiano. Italiano. Geografia. Italiano, geografia, comunque fa parte sempre della professoressa che fa italiano. Poi, sempre per arte, 12 acrilici, questi, anche questi erano in un'offerta, ma non mi ricordo quanto li abbiamo pagati. Poi di scorta abbiamo preso questo, non mi ricordo se era 89 o 99 centesimi, questo set appunto di matite, dove ce n'è due blu, due nere e una rossa. Di matite? Sì, scusa, di penne. C'ho la febbre, sono sfasata, che vuoi. Abbiamo preso appunto di scorta perché comunque Alessio, non mi muovere perché mi muovi il tavolo,
si trova meglio con la classica bicca a quattro colori, così ce li ha tutti in una penna e quelle le abbiamo prese giusto nell'arco dell'anno se serve una penna. Mamma. In più. Mamma. Un secondo solo. Poi due raccoglitori di quelli normali rigidi. Uno azzurro e uno verde, anche perché non erano rimasti molti colori a disposizione da scegliere. Questi non ho capito bene perché materie sono, ma lo sa Alessio. Francese, inglese. Ecco, quella da tu. Poi gli serviva il regalo quello lì piccolino, tipo da mettere dentro l'astuccio. E due ce la puoi fare, dai minchia, caduta libera. Scusate. Squadre piccoline, quelle grandi ce li ha già, quindi a posto così. Anche questo l'abbiamo pagato poco. Cosa l'abbiamo pagato? 1,99 euro, di meno. Forse anche di meno, sì, perché comunque era in offerta da volantino. Poi un gira la ruota, un temperino con il serbatoio, sì, è una macchina. Sì. Poi vabbè, non c'entra molto con la scuola, ma io l'ho preso lo stesso perché mi serviva. Ho preso queste etichette piccoline che mi servono a me per mettere le iniziali nelle cosine di Daniele, così almeno magari, cioè sicuramente se le perderà lo stesso, però almeno c'hanno il nome, capito? Poi, 1, 2 evidenziatori della Stabilo. Questi quanto costavano, Ale, che sei andato tu a prendere? Giocando, cosa costavano, 69 o 79 centesimi? 69 centesimi l'uno. E là se l'è preso Alessio, uno giallo e uno azzurro, per studiare e pasticciare. Quest'anno ci avrà l'esame, si spera che ci sia un po' di impegno in più. Poi un quaderno per la lezione di musica, sempre per Alessio, questo qua nel pentagramma. Che copertina c'è? La copertina di musica, che copertina deve avere? Poi altri due pacchi di fogli, questi qua a righe. Vogliamo due a quadretti per i vari raccoglitori. E poi abbiamo preso sempre per arte questa, come si chiama questa? È la penna dei manga, la portamine, c'è scritto qua sopra portamine. Comunque in genere la usano per fare i fumetti manga, questa qui con le sue ricariche, sempre per arte. Abbiamo un sacchetto, è finito. Poi adesso andiamo col carrellino, come i vecchietti. Carrellino. Adesso apro e vi tiro fuori tutto. Allora, ho preso a... non mi ricordo se era 99 centesimo o un euro giusto. Le gomme, queste qua bianche, le ho prese bianche perché secondo me queste bianche sono le migliori, punto. Ne ho presi due pacchi. Poi, siccome nella scuola di Alessio probabilmente dovranno imbiancare, abbiamo preso lo scotch quello di carta. Non sto scherzando, questo gli serve per tecnica, non so che cosa gli serve, ma gli serve. Poi magari per tenere fermo il foglio, no? Poi abbiamo preso per Daniele due pacchi di quaderno quadretti 5 mm. Ne abbiamo presi due, uno mamma
Volevo controllare. E due. Mamma, volevo controllare il regalo per la scuola. Ma adesso non riesco più a metterlo dentro. E dopo lo mettiamo via. Poi sempre per Alessio, che gli servirà per matematica, perché non sempre, ma magari su alcuni conti la professoressa gli permette di usare la calcolatrice, o comunque ce n'è proprio bisogno di usare la calcolatrice, e quindi abbiamo preso una calcolatrice a 4,50 euro. Poi ho preso, ah no, ne ho presi tre, quello da 5 mm. Poi ho preso due pacchi da righe, queste qua che si usano anche le medie. Queste vanno bene sia per Alessio, e poi uno me l'hanno chiesto alle elementari. Poi vedremo durante l'anno cosa mi chiederanno. Poi ho preso tre di queste buste qua, così col bottoncino, una trasparente perché l'hanno chiesta esplicitamente trasparente, e due colorate, e ho preso queste così azzurre perché anche lì non è che c'erano molti colori da poter scegliere. Poi ho preso un portalistini. Questo l'ho preso più che altro per sicurezza, perché non so se lo chiederanno o ad Alessio o a Daniele, sicuramente prima o poi lo chiederanno, quindi l'ho preso per sicurezza. Poi, come vi dicevo prima, la classica Bic 4 colori. Sempre per inglese, un quadernino piccolino a righe, queste righe qua, con l'orso, l'ho scelto così adesso. Poi un album della Fabriano F2 24x33 a quadretti, che questo mi sembra che serve per, questo è per tecnica, giusto? Okay, questo è per tecnica, per Alessio. Poi ho preso questo, sempre 24x33 F4, disegno, foglio liscio. E poi ho preso questo invece, sempre 24x33 dica 33, F4, però ruvido, che questo serve, me l'hanno chiesto a Daniele. Ah, per me? Sì. Bello! Poi acquarelli, sempre per la materia di arte, per Alessio. Diciamo che la maggior parte è quasi tutto per Alessio. Poi per me, bello. Poi matita da 36, questa qui della Helios, sempre per arte. E sempre per arte, questi pastelli ad olio da 24. Poi il compasso, questo qua giallo fluo. Qua non c'è più niente, basta, qua è finito, quindi iniziamo con le copertine. Allora, ci sono le copertine per i quaderni di Daniele, che come sapete alle elementari usano le copertine nei quaderni, no? Quindi c'è questa qui, fucsia. Poi blu, fucsia. Mi puoi vedere che animale c'è? Poi ne ho prese due rosse, perché una serve per il quaderno che usano per le circolari di Alessio. Poi ne ho presa una verde, ne hanno chiesta. Una bianca, che carino, c'è l'ippopotamo in quella bianca, che carino. Poi c'è
gialla, c'è il leoncino. E poi azzurra c'è sempre l'ippopotamo. Ok, poi la cosa più grande, ovviamente, è lo zaino di Daniele con le sue rotelle. Con le sue rotelle, poi c'ha la cernierona qui, che dentro è molto capiente. Io spero che riuscite a vedere qualcosa. Poi qui si chiude. Che belli fogli. E c'è la cerniera ovviamente piccolina davanti, che qui può mettere tutte le altre cose. Vabbè, adesso ci ho messo i fogli che mi hanno dato stamattina nella scuola. Lei ci mette. Però qui ci metterà magari la merendina, i pezzolettini, quelle cose lì. Poi ovviamente c'ha il suo cosino, che in modo che se lo tira e non si fa venire la scogliosi alla schiena, come facevamo noi una volta. Almeno io una volta non c'erano gli zaini così. Ma i miei fogli di chi sono? Infatti tutti quelli della mia generazione adesso hanno mal di schiena. Ma i miei fogli di chi sono? Quelli sono per te, ma non sono da aprire adesso. Niente, finisce qui il mio back to school. Dobbiamo ancora ritirare i libri, sia di Daniele che quelli di Alessio. Quelli di Alessio stiamo aspettando che la Regione Lombardia si muova a mandarci il messaggino dove ci dà la dote scuola per andare a ritirare i libri, altrimenti non possiamo andarli a ritirare. E niente, invece quelli di Daniele credo che... Che bello questo colore! Magari domani passerò, perché oggi non me la sento proprio, mi sono già strapazzata un po' troppo e sono stanca, tra l'altro ho ancora la nausea, quindi... Niente, io vi mando un bacio e spero che i miei acquisti vi siano piaciuti. Scusate, oggi sono sfasata ma non sto bene, e la febbre e la nausea. E niente, se vi va, come al solito, ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, ciao!